Oggi faccio un attimo vedere come si monta una pellicola di protezione di Fiberlite, che a mio avviso è la migliore. Questi sono il contenuto del pacchetto, quindi abbiamo due protezioni, non una, quindi questa cosa qui è intelligente perché se magari una si rovina eccetera avete l'altra, oppure potete suddividere la spesa con due persone, che insomma è una spesa importante. C'è questo bigliettino che ci ringrazia di averlo acquistato. Poi abbiamo questi che servono per pulire tendenzialmente lo schermo. Poi abbiamo questi due che onestamente non so cosa sono. Sono degli adesivi apparentemente, perfetto. E poi abbiamo Installation Tools. E vediamo il loro contenuto che ancora non ho visto. Ok, queste sono le guide, adesive guide per dove vediamo. Ovviamente anche io mi sono visto un video, anche adesso lo so fare perché è natura. Poi c'è lo straccetto per pulire lo schermo del monitor e poi basta. Perfetto. Prima cosa da fare è prendere il nostro foglietto. Stando attenti ovviamente alle misure, cioè il mio è ancora l'iPad Pro del 2017, e sticky side vuol dire che è quella che si appiccica. Noi dobbiamo mettere la paper like side in su e la sticky in giù, perché dopo lo vediamo. Dobbiamo perfettamente allineare in questo modo e abbiamo questi adesivi qua. Sfruttiamoli in questo modo. Allora, guida sticker, una la mettiamo di sopra. Un'altra la mettiamo di sotto. E quindi adesso cerco di fare in modo che si chiuda il libretto. Sollevo l'iPad e niente, non ha funzionato. Sollevo l'iPad e lo faccio andare dietro, così si chiude il libretto. Sugli iPad di nuova generazione è un po' più facile effettivamente. Sono uno e due. Prendiamo uno di questi fazzolettini per pulire la sporcizia del monitor e non so se riesce a vedere. Quindi il lavoro che andrò a fare è solo di pulizia, è un po' umidiccio ovviamente perché c'è una sostanza che lega tutte le zozzerie che c'è sul pad perché abbiamo usato le ditate e tutte queste cose qua. Prendiamo quello grande, che a cosa serve? Serve per levare le macchiette in più. Oh, che figo! Adesso leviamo con cautela e rimuoviamo la parte che si andrà ad applicare. Prima di sollevare però prendete una carta di credito qualsiasi e andate a levare delle micro bolle che ci sono all'interno. È meglio levarlo su questo tipo di superficie perché non va a rovinare la satinatura del paper-like, per intenderci. Boh, nel mio caso ho decentrato un pochino il cerchietto, ma non è un problema perché tanto l'importante è che l'impronta digitale funzioni. E in quello nuovo appunto è molto più semplice perché non c'è quel tipo di problema. Ok. Adesso possiamo rimuovere il secondo strato. Yes.